Raga, bentornati nel mio canale. I miei mi hanno chiesto: Pasqui, ma perché non ci rifai la focaccia barese, quella che faceste l'anno passato? Quindi oggi focaccia barese, ma prima l'intro. Cioè l'intro, una cosa simile all'intro. Raga, bentornati nella mia cucina. Oggi focaccia barese, lista degli ingredienti. La lista della spesa comprende 120 grammi di farina Manitoba, 180 grammi di farina 00, 200 grammi di semola rimacinata di grano duro, 300 ml di acqua a temperatura ambiente, 10 grammi di lievito di birra, olio a fiumi, una patata da circa 150 grammi, pomodorini a bizzeffe, qui ci dovrebbero essere le olive che mi sono scordato di prenderle ma adesso le vado a comprare, basilico, sale, pepe, eccetera. Dunque, le procedure più lunghe sono praticamente due. Il primo è il lievitino, ovvero dobbiamo fare un preimpasto, uno starter su cui andremo a lavorare la nostra focaccia. Adesso vi faccio vedere come, quanto e come farlo. Dovremo andare a bollire la nostra patata perché ci servirà la polpa della patata ma fredda. La mettiamo in acqua bollente oppure, volendo, potremmo farla anche in microonde. Io mi sa che la farò in microonde. Che facciamo prima? Come facciamo? Si pela, la fai a quadratini, la metti in un piatto fondo coperta con dell'acqua, copri con uno scottex bagnato e la fai andare finché non è cotta. Una volta cotta la schiacciamo con lo schiacciapatate o la passiamo con un setaccio e abbiamo la nostra purea di patata. Dunque, pesiamo direttamente nel boccale le nostre farine. 120 grammi di Manitoba, 180 grammi di 00, 200 grammi di semola e andiamo a mescolarle completamente in maniera omogenea e perfetta. E misceliamo. Andiamo a travasare tutte le nostre farine qua e dal totale, quindi mezzo chilo di polveri, andiamo a prelevarne 95 grammi. Quindi di questo mezzo chilo ne andiamo a mettere qui dentro 95 grammi di mix delle tre farine utilizzate e miscelate completamente. A queste 95 grammi, state bene orecchio, gli andiamo ad aggiungere 100 ml di acqua dal totale. Questi sono i nostri 300 che dobbiamo usare per tutta la ricetta e i nostri 10 grammi di lievito di birra che andremo a sbriciolare all'interno. Aggiungiamo 100 ml di acqua. Mettiamo a lavorare il nostro composto e facciamo lavorare. Allora, adesso che il nostro lievitino è partito, lo chiudiamo e lo facciamo lievitare, riposare per almeno 2 ore. Noi per 2 ore non lo tocchiamo. Una volta che questo qua è partito a lievitare, partiamo con il resto delle farine e quant'altro. Boys, mentre aspettiamo che il nostro lievitino raddoppi, mancano 25 minuti circa. Cosa facciamo? Mentre aspettiamo che il nostro lievito finisca le 2 ore che deve fare, cosa facciamo? Ci portiamo avanti, cominciamo a fare la marinatura della concia che andrà su, dei pomodorini, delle olive, gli metteremo un po' di tutto. E lo faccio adesso perché? Perché così loro stanno belli a profumarsi con l'aroma, prendono profumo. E i pomodorini, non essendo quelli buoni pugliesi, non ce li ho. Ho questi qui che non sono male, non sono male. Però per dargli un po' di quid, per dargli una bella spinta, li tagliamo, li spacchiamo, sale, pepe, aglio, origano, basilico come se piovesse, le olive, tutto quanto, così sta bello lì e si profuma. Prendiamo una terrina e cominciamo ad incidere i nostri pomodorini. E ne tagliamo abbondanti. Una volta tagliati i nostri pomodorini, dentro con le olive. Abbondanti, non dovete lesinare, una volta l'ho mangiata, una volta, l'unica volta che mangiai la focaccia fu a Polignano, mamma che era buonissima, era dir unta, dir poco, ma era proprio pregna, ma carichiamo con olio, carichiamo con le olive, carichiamo con l'aglio, carichiamo, dobbiamo fare una bella insalata di pomodori carica. Quindi la cosa bella che mi avete scritto anche sotto il post è che i pomodorini, rega, vanno così, vanno a schiena in su. Perché? Perché così quando tu prendi la focaccia, la schiacci, il pomodorino lo schiacci e tutti i succhi del pomodoro, c'è scienza qui dietro, tutti i succhi del pomodorino si impregnano nell'impasto della focaccia. È un'opera d'arte. Basilico, olio, pepe, aglio in polvere e dell'origano, rigorosamente di nonna del sud. C'è un profumo di meridione, non avete la minima idea. E lasciamo riposare, che così i pomodorini buttano fuori l'acqua, il sale tira fuori l'acqua. Poi quando noi andremo a cospargere, a incastonare tutti i nostri profumi sulla nostra focaccia, anche il liquido farà parte della parte che andremo a incastonare. Tiriamo fuori il lievitino, tiriamo fuori l'acqua, tiriamo fuori gli ingredienti e cominciamo a impastare. Le 2 ore sono passate e questo è il nostro bimbo. Il nostro lievitino è arrivato
ha passato le due ore, ha lievitato per bene. Andiamo a mettere in planetaria tutto: l'acqua, ovvero i 200 ml che erano rimasti, il nostro lievitino, le farine che avevamo pesato prima, le patate, tranne il sale lo andremo a mettere alla fine. Andremo a inserire anche 4 cucchiai di olio, ma quando si sarà cominciata a fare la struttura della maglia glutinica, e ne andiamo ad aggiungere solo una alla volta per evitare di andare a lesionarla, per andare a romperla. Dentro con le farine, dentro con il nostro lievitino, puliamo bene tutto. Dentro con le patate, che sono 150 grammi di patata cotta, lessata e passata al setaccio, e l'acqua, tutta, i 200 ml che erano rimasti, e si aziona. Entro con un cucchiaio d'olio alla volta. Una volta inserito il quarto cucchiaio d'olio, con il tarocco riusciamo a staccare perfettamente il nostro impasto. Tiriamo giù tutto. A questo punto andiamo a fare le pieghe di rinforzo a portafoglio. Cosa vuol dire? L'impasto, come potete vedere, è molto elastico perché è molto umido, c'ha la patata all'interno, quindi 1, 2, 1 e 2, e andiamo a fare due giri di pieghe. 1, quindi tiri chiudi, sfruttiamo tutta la farina e facciamo lo stesso. Prendi, chiudi. A questo punto andiamo a pirlarlo. Cosa vuol dire? Andiamo a chiudere l'impasto su se stesso. Quando andate a fare questa operazione, è bene che non ci sia troppa farina sul piano, perché sennò la farina vi fa scivolare l'impasto e non lo riuscite a chiudere. Quindi piano pulito, io mi aiuto con un tarocco che faccio bene. Andate e chiudete. Una volta che l'avremo sigillato, che adesso se ne fa 3 ore in massa ferma così, dovrà raddoppiare. La prossima procedura qual è? Stendere la nostra focaccia sulla placca che andremo a utilizzare, incastonare i pomodorini e fargli fare l'ultima ora, ora e mezza di lievitazione circa, in modo che gonfiando si tira tutti i pomodorini e l'impasto, diciamo, sarà finito prima di cuocerlo. Adesso lo facciamo fare 3 ore, io devo andare a fare schi. Ci vediamo tra 3 ore quando lui è gonfiato e io pure. A dopo. Il tempo è passato, guardate la focaccia. Dunque siamo giunti all'ultima lievitazione. Io vi avevo detto 3 ore, ma visto che qui a Bologna oggi fa particolarmente caldo, ne sono bastate 2 ore 10 circa, fate tutto. Quindi passo successivo qual è? Quando vedete che nella vostra boule è più che raddoppiata abbondantemente, prendete una placchetta, quella da forno, io utilizzerò quella che troviamo in tutti i forni, e andate a ungere in maniera abbondante e copiosa. Non è tanto, tranquilli che a Bari ne mettono anche molto di più, anzi, che qualche pugliese che vedrà questo video potrà confermarlo. E andate a rovesciare all'interno, vi ungete le mani. Man mano che la allarghiamo tende a ritirarsi, ma perché comunque l'impasto ha una sua elasticità. Se noi la facciamo riposare un attimo, vedete che dopo un po' possiamo andare tranquillamente ad allargarla nuovamente. Questa qua adesso subirà un'ultima lievitazione. E adesso cosa facciamo? Andiamo a incastonare pomodorini e olive. Una cosa importante qual è? Che i pomodorini vengano messi a schiena in su. Visto che noi ne abbiamo tagliati non tanti, di più, li andiamo a mettere tutti. Come potete vedere, man mano che questa si rilassa, io sto riuscendo a portarla su tutta la superficie della mia teglia, in modo da avere uno stampo bello rettangolare come quello che ho. Mettiamo le olive. Adesso noi andiamo a impellicolare nella nostra focaccia, e questa qua avrà l'ultima ora di lievitazione. In quest'ora di lievitazione, spingendo da sotto e avendo la pellicola sopra che copre, noi andremo letteralmente a incastonare, come fossero dei brillanti, il nostro condimento sulla nostra focaccia. E la parte bella, cari miei ragazzi che state guardando questo video, che se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi, lasciare like, commentare, scrivendomi magari la prossima ricetta che volete. Il sugo di pomodorini, l'olio, ve l'andiamo a mettere su, e questo gli darà un profumo che voi neanche avete la minima idea. Un giro d'olio, così l'avrà già per dopo, e l'andiamo a impellicolare perfettamente.
Adesso facciamo riposare la nostra bimba almeno un'ora, un'ora e mezza. Questa deve raddoppiare nuovamente. Vediamo proprio che pinge come un animale. Pinge da sotto, la pellicola sopra la tiene. Io lo so già, che tu che stai guardando questo video stai pensando: Dado, ma quanto cazzo di olio hai messo? Io vi giuro, anzi, più che parlare io che sembro di parte. Ragazzi del sud, ragazzi pugliesi, ragazzi che avete mangiato, sarete andati tutti in Puglia, ragazzi che avete mangiato la focaccia giù in Puglia, scrivetemi qui sotto quanto è unta da 1 a 10, ma quanto è buona. Lo so, è unta tanto, però va fatto così. Io l'ultima che ho fatto, l'avevo fatta poco unta, gli avevo messo solo mezza bottiglia d'olio. Mi hanno detto: Canna, se la fai, la fai, se no, non la fai. E avete ragione, mea culpa. Picchiate con l'olio, la fate una volta e la fate come Dio comanda. Adesso la facciamo lievitare e ci vediamo tra un'oretta. Ciao, boys, è passata l'ora. Guarda che bella che è, guarda, sta scoppiando, cazzo. La cottura di questa focaccia com'è? Forno preriscaldato, ventilato a 180 gradi. Nella placca 10 minuti all'ultimo piano del vostro forno. Ci sono 4 livelli, 5 dipende dal forno che avete. Cuociamo i primi 10 minuti a 180 gradi, ultimo piano. Passati 10 minuti aumentiamo a 200, cuociamo per circa un quarto d'ora e la mettiamo su all'ultimo piano, non attaccata al grill, ma al piano subito vicino. Il consiglio che vi do qual è? Ogni forno ha tempistiche e potenze differenti, di conseguenza questo mio non è una bomba. Può essere che ci voglia 10 minuti, un quarto d'ora, come può essere che ci voglia 12 minuti e 17 minuti, come può essere che ci voglia 8 minuti e 12 minuti. Voi la guardate, deve diventare sopra ben dorata e la tirate su da sotto, deve essere ben dorata, anche perché sotto c'è una marea di olio, la teglia qua quindi scalda parecchio, la focaccia cuoce di brutto e sotto sarà ben dorata, quindi sopra ben dorata e sotto ben dorata e croccante. Tiriamo su leggermente. Questi sono gli unboxing che ci piacciono. Altro che proteine, focaccia barese, guaglio. E inforniamo 10 minuti all'ultimo piano sotto questo. 10 minuti e piano base, passati 10 minuti 200 gradi su in alto. Era un po' stappiamo la peroni, boys. Ma sono l'unico che quando cuoce davanti al forno si inchioda e sta quasi come fosse Natale da bambini. Aspettare Babbo Natale. 10 minuti sono passati, su all'ultimo piano a 200, controlliamola finché non è ben dorata, gli sto dietro. È cotta! Fa paura. Fa paura. Raga, ve lo giuro. Faccio una pelle di bene. Chiamo mia sorella, gli chiedo se ne vuole un pezzo. Dimmi. Ciao, dove sei? A casa. Hai già mangiato? No. Tieniti un buco. Perché? Tu tieniti un buco per le 9:30. È una pericena, un entrè. Spero di essere tornato a Polignano, boys. Vabbè. È terribilmente unta, ma sotto c'è quella crosticina croccante di olio, le olive, i pomodorini. Voglio chiudere il video in una maniera dignitosa, perché già non è stato bello che vi ho mangiato davanti, però io vi vorrei far capire. Il video, boys, è finito. Oggi che registro per fare questo paradiso, ma ne valsa la pena. Vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, vi invito, se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, supportare con un mi piace, un commento. Con un commento mi scrivete magari se l'olio era poco, era sufficiente o era abbastanza. Io vi risaluto, vi ringrazio, vi abbraccio, ho una focaccia da finire. Ciao boys, vi voglio bene.